Buongiorno a tutti. In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa simpaticissima maglia che io ho deciso di chiamare maglia corallina. Per poterla realizzare io ho utilizzato il filato della lana gatta del cigno nero linea nuvola. Sapete già che ho utilizzato il nuvola per realizzare due battus, uno proprio di questo colore corallo e un altro color rosso. In questa volta ho optato per il colore corallo e per il colore grigio perla per realizzare appunto questa maglia che trovo veramente carinissima. Per poterla realizzare, questa è una taglia S. Io ho utilizzato 150 grammi del filato corallo, quindi 3 gomitoli, 100 grammi del filato perla, quindi il grigio, di cui ho utilizzato 2 gomitoli. Del secondo me ne è avanzato abbastanza perché in realtà mi è servito solo per fare metà di una seconda manica. Però comunque lo utilizzerò sicuramente per fare qualche altro progetto. La lavorazione è semplicissima. Ah sì, come sempre vi lascerò il link in descrizione da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Per una taglia M io dico che dovete prendere almeno 200 grammi per fare la parte corallo di qualsiasi colore che volete fare voi, 100 grammi per poter fare le maniche come ho fatto io dovrebbero bastarvi, ma in quel caso se volete essere più sicure andate a prendere 150 grammi. Per una taglia L invece vi consiglio 250 per fare il corpo della maglia e un po' le maniche qui in alto, 150 grammi sicuri invece per fare le maniche. Come vi dicevo, la lavorazione è simpaticissima, è geometrica, sembra, non so, ma neanche come definirla, ma lo adoro. Mi era piaciuto tantissimo farlo per realizzare il Bactus, e infatti a molte di voi era piaciuto il punto e mi aveva chiesto di realizzare una maglia ed è così, eccomi, un po' in ritardo di qualche mese, ma sono riuscita a realizzarla. Sono 3 giri che vanno sempre ripetuti, sia quando si lavora il corpo della maglia che le maniche. Diventano 6 giri quando si lavora la parte alta qui, perché andiamo a fare giri di andata e ritorno e non più giri di tutto tondo. Io poi per realizzare le maniche ho fatto 3 motivi sempre con il corallo e poi sono andata a fare tutto il resto con il perla. Questo perché volevo dare qualcosa di sfizioso a questa maglia, visto che il punto era già particolare, mi sembrava troppo monotono farlo di un tutto di un colore e quindi ho deciso di spezzare andando a fare appunto le maniche di un altro colore. Ho poi rifinito la parte sotto con un giro di maglie basse, non l'ho fatto qui al collo perché mi piaceva comunque l'effetto ondulato che faceva, quindi sul collo ho preferito lasciarla così come viene. Detto ciò, spero che anche questa maglia vi piaccia, che desiate realizzarla. Se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i filati. Se avete acquistato il mio stesso filato o presso la merceria Coletti o presso il sito Uncentando con i filati, di cui come sempre vi lascio il link in descrizione. E noi come sempre, scusatemi, ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il filato della lana del cigno nero, il nuvola, che se ricorderete ho già utilizzato per fare 2 Bactus, quello nuvola e l'ultimo, quello Red Flower. Per quanto riguarda questa maglia, io ho deciso di utilizzare di nuovo il colore corallo, anche se qui sembra un rosa, ma è il colore corallo, a cui forse alternerò anche il colore grigio perla. Per quanto riguarda la lavorazione, lavorerò con un 103,5 e ho montato 180 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 10. Mi raccomando, per una taglia M, secondo me dovete andare ad aumentare di almeno 3 o 4 motivi, quindi 30 o 40 maglie catenelle. Per quanto riguarda una L, io direi che dovete andare ad aumentare anche di 8 motivi. Tenete sempre di prendere la misura dei vostri fianchi o del seno, a seconda di cosa avete più largo, e in base a quello mettere tante catenelle per arrivare alla misura che vi occorre. Nel mio caso 180 catenelle per avere una maglia morbida, perché questa volta non la voglio aderente ma la voglio morbida, vanno più che bene, perché solitamente sapete che io quando lavoro col 3,5 metto anche meno catenelle e invece sono rimasta con 180 catenelle. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare altre 2 maglie alte, quindi una e rientro 2, per un totale quindi di 3 catenelle e di 3 maglie alte. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3,
prendo il filo, salto 4 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella quinta e vado a fare le mie 3 maglie alte. Una, prendo il filo, rientro 2, prendo il filo, rientro 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 4 catenelle, entro nella quinta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo. Facciamo una volta insieme, entro nella quinta catenella e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il primo giro e ho terminato con la maglia bassa e le 3 catenelle, quindi entro con l'uncinetto nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Se non volete realizzare le 3 catenelle potete tirare il filo, prendere il filo e andare direttamente nella prima maglia alta e fare una maglia alta. In questo modo si vedrà di meno l'effetto delle 3 catenelle di inizio di ogni giro. Una volta fatto questo, andiamo a prendere il filo e rientriamo nella stessa maglia di base facendo altre 2 maglie alte, per un totale quindi di 3 maglie alte. Quindi seconda e terza. Prendo il filo, salto la seconda delle 3 maglie alte, entro nella terza e di nuovo vado a fare 3 maglie alte. Quindi una, 2 e 3. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, ricomincio da capo, quindi prendo il filo, vado dove ho la prima delle 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. Una, rientro 2, rientro 3. Prendo il filo, salto la seconda maglia alta del gruppo di 3 del giro precedente, entro nel terzo e realizzo di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa, realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Prendo il filo, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Prendo il filo, vado dove ho l'ultima delle 3 maglie alte e di nuovo realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, come vedete ho fatto la maglia bassa e la catenella, entro nella terza catenella o nella maglia alta se avete fatto direttamente la maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Terzo e ultimo giro e di nuovo andiamo a fare, ci alziamo o tiriamo facendo 3 catenelle, altrimenti tiriamo il filo della catenella, prendiamo il filo, rientriamo nella maglia alta e andiamo a fare la nostra prima maglia alta. Altrimenti, come vi ho detto, potete fare le classiche 3 catenelle. Rientriamo dentro la stessa maglia di base e andiamo a fare altre 2 maglie alte. 2 e 3. Catenella di separazione, vado fra i due gruppi di 3 maglie alte. Vedete, qui ho le 3 maglie alte, qui ho l'altro gruppo di 3 maglie alte, vado tra i due gruppi e vado a fare una maglia bassa.
Catenella di separazione, prendo il filo, vado sull'ultima maglia alta del secondo gruppo di 3 maglie alte, questo è il secondo gruppo, quindi entro nella terza maglia alta e vado a realizzare 3 maglie alte. 1, 2 e rientro 3. Prendo il filo, salto la maglia bassa e ricomincio da capo. Quindi entro nella prima maglia alta del primo gruppo di 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte. 1 e rientro 2 e rientro 3. Catenella di separazione, vado fra i due gruppi di 3 maglie alte. Vedete, qui ho 3 maglie alte, qui ho le altre 3, vado tra i due gruppi e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, vado nell'ultima maglia del gruppo di 3 maglie alte, nel secondo gruppo, e vado a fare 3 maglie alte, quindi una, rientro 2, rientro 3. Prendo il filo e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Quindi entro nella prima maglia alta del primo gruppo di 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado fra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, vado sopra l'ultima maglia alta del secondo gruppo di 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Prendo il filo e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il terzo giro e questi sono i 3 giri che andremo sempre a ripetere, solo che vi farò vedere di nuovo come fare il primo, dato che abbiamo una base diversa perché qui avevamo le catenelle. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, entro nella prima delle mie 3 maglie alte iniziali e vado a fare una maglia bassissima. Questi sono i 3 giri che dobbiamo sempre ripetere, ma come vi ho detto il primo giro subisce delle modifiche in quanto non abbiamo più le catenelle di base e andiamo a fare in questa maniera. Tiriamo sempre un po' il filo della catenella, prendo il filo e questa volta vado indietro, qui tra i due gruppi, dove ho il primo gruppo che mi inizia il giro e l'ultimo gruppo del giro precedente e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, rientro 3. 3 catenelle, 1, scusatemi, tiro un attimo un filo. 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Vado tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2 e 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi questi sono i 3 giri che andremo sempre a ripetere. Io continuerò fino ad arrivare a fare lo scalfo e a quel punto vi farò vedere come dividere la parte dietro dalla parte avanti. Naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo. Allora, io sono arrivata all'altezza degli scalfi, ho ripetuto il motivo per 18 volte e sono andata a ripetere il primo giro, quindi 18 volte il motivo e poi sono andata a ripetere il primo giro. Adesso bisogna mettere i marcatori. Per mettere i marcatori io sono andata a contare i gruppi di 3 maglie alte, ne ho un totale di 18, quindi ne ho messi 9 dietro e 9 avanti, andando a mettere il marcatore nella maglia bassa che mi separa il gruppo di 3 maglie alte davanti dal primo gruppo di 3 maglie alte dietro. Io ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato. Mi raccomando, se avete un numero dispari di gruppi di 3 maglie alte, quello dispari va sempre sul davanti, visto che comunque avanti abbiamo il seno e tende la maglia a tirare maggiormente. Adesso vediamo come continuare a lavorare.
Allora, come potete vedere, qui è dove ho il mio marcatore, dove ho la maglia bassa che mi separa le maglie, i gruppi di 3 maglie alte avanti e dietro. E adesso possiamo iniziare a fare la nostra lavorazione e vado a lavorare in questa maniera. Realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte. Prendo il filo, vado dove ho la terza maglia alta e vado a fare 3 maglie alte. Quindi il mio secondo giro, perché vi ricordo che io il primo l'ho fatto per poter mettere i marcatori, lo vado a lavorare normalmente. Adesso vado a fare la catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa, realizzo una maglia bassa, catenella di separazione e continuo così a lavorare, quindi normalmente tutto il mio secondo giro. Vi farò vedere alla fine come terminare, come ter iniziare poi il terzo. Sono arrivata all'ultimo gruppo di 3 maglie alte prima del marcatore. Ho fatto le mie prime 3 maglie alte dove ho la maglia alta e ora vado a fare le ultime 3 maglie alte sopra l'ultima delle mie 3 maglie alte del giro precedente. 2 e 3. Ho terminato così il mio secondo giro. Vi ricordo che il primo è questo qui, questo è il secondo. Adesso giriamo la lavorazione. Allora, terzo giro, vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, una catenella di separazione, vado tra i 2 gruppi di 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, adesso lavoro normalmente il mio terzo giro, quindi vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. Una, due e tre. Vado direttamente dove ho la prima maglia alta del primo gruppo di 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte. Una, due, tre. Catenella di separazione, vado tra i 2 gruppi di 3 maglie alte, realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi adesso vado a lavorare normalmente il terzo giro, vi farò vedere come terminarlo e come rifare il primo. Naturalmente anche il primo giro sarà diverso rispetto a quello come facevamo prima. Sto terminando il mio terzo giro, ho fatto la maglia bassa, vado a fare la catenella, prendo il filo, vado dove ho la terza catenella iniziale che qui avevo la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Terminato così il terzo giro, adesso giriamo il lavoro e andiamo a fare il quarto giro. Per realizzare il mio quarto giro vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. E vado a lavorare normalmente il giro, vado dove ho la tra le vado tra le due maglie tra i 2 gruppi di 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, una, due e tre. 3 catenelle, una, due, tre. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, una, due, tre. Vado tra i 2 gruppi di 3 maglie alte e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte. Una, due e tre. 3 catenelle e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il quarto giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare il quinto. Sto terminando il quarto giro, vado a fare 3 catenelle che sono 3 catenelle, entro nella maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, una, due, tre. Prendo il filo, entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Adesso mi giro e vado a fare il mio quinto giro. Quinto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, quindi una, due e tre. Vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte, di nuovo realizzo 3 maglie alte, una, due, tre.
catenella di separazione e si ricomincia da capo. Andiamo dove abbiamo la maglia bassa, realizziamo una maglia bassa. Catenella di separazione, andiamo dove abbiamo la prima delle nostre 3 maglie alte, realizziamo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Andiamo dove abbiamo l'ultima maglia alta, realizziamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Vi farò vedere come termino il quinto e come inizia il sesto. Sto terminando il quinto giro, ho fatto la maglia bassa, vado a fare una catenella di separazione, prendo il filo, entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il quinto giro, adesso mi giro e vado a fare il sesto giro. Sesto giro, realizzo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare altre 2 maglie alte. 1 e 2. Prendo il filo, vado direttamente nella prima delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Catenella di separazione, vado dove ho vado tra le due gruppi di 3 maglie alte del giro precedente e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Vado nella prima delle mie 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Catenella di separazione, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte, realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il sesto giro. Sto per terminare il mio sesto giro, vado a fare una, prendo il filo, vado direttamente nella terza catenella che qui aveva la mia prima maglia alta e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Adesso si ricomincia dal primo giro, che io vi devo far vedere come si fa, perché si fa in maniera diversa da come abbiamo fatto prima di mettere i marcatori, però i giri da fare in totale sono 6, quindi adesso mi giro con la lavorazione e vi faccio vedere come fare il primo giro. Vado a realizzare quindi di nuovo il mio primo giro, lo andiamo a fare in questa maniera. Realizziamo 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa. Andiamo tra i due gruppi di 3 maglie alte e facciamo un'altra maglia alta non chiusa e chiudiamo le 2 maglie alte insieme. Prendo il filo, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte. 1 e 2. E adesso vado a lavorare normalmente, quindi 3 catenelle di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado dove ho i gruppi di 3 maglie alte in mezzo e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricominciamo da capo andando a fare una maglia bassa sopra la maglia bassa. 3 catenelle e di nuovo gruppo di 3 maglie alte. Continuiamo così per tutto il primo giro, vi farò vedere come terminare il primo giro e come naturalmente rifare anche un attimo il secondo, visto che abbiamo una base diversa. Sto per terminare il mio primo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro dentro e vado tra le due gruppi di 3 maglie alte, vado a fare 2 maglie alte. Una, scusatemi, rientro 2. Prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella terza catenella che qui aveva la mia prima maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 2 maglie alte insieme e adesso mi rigiro e faccio rivedere come fare il secondo giro. E quindi vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare altre 2 maglie alte. E poi vado a lavorare normalmente, vado nell'ultima maglia alta e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa.
catenella di separazione, ricomincio dal capo. Quindi normalmente secondo giro come abbiamo fatto prima. Ricordatevi solo che qui andremo a fare, per terminare il secondo giro, 3 maglie alte dove abbiamo la prima maglia alta, 3 maglie alte dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme. Questi sono i giri che andremo sempre a ripetere. Io continuerò così, sono 6 giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle, e poi vi farò vedere come vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo, e andremo a cucire le spalle. Allora, ho ripetuto il motivo per 2 volte, quindi lo scalfo sia avanti che dietro, ho ripetuto il motivo 2 volte, ripetendo però poi anche il primo e il secondo giro, perché se mi fermavo al sesto veniva troppo piccolo, quindi ho ripetuto 2 volte il motivo e poi ho ripetuto di nuovo il primo e il secondo giro, e sono andata poi a cucire le spalle. Per cucire le spalle ho cucito per 2 motivi e mezzo, vedete? Chiamiamo questo primo motivo, secondo motivo, e questo è il mezzo. Stessa cosa anche da quest'altro lato, e adesso possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica io lavorerò sempre con l'uncinetto 3,5 e ancora con il colore corallo, solo che farò soltanto 2 o 3 motivi e poi passerò a lavorare con il color perla per dare un po' più di colore, diciamo così, alla maglia. Però voi potete continuare sempre con lo stesso colore o fare totalmente tutta la manica con un colore diverso. Detto ciò, possiamo iniziare. Per poter andare a fare la manica farò lo stesso motivo che abbiamo fatto per il corpo, per tutto il resto della maglia, quindi tornerò a lavorare in tondo e non più di in giri di andata e ritorno. Mi aggancio con l'uncinetto e con il filo dove ho la maglia bassa che avevo lasciato libera perché avevo messo il marcatore, quindi qui in basso entro con l'uncinetto, prendo il filo e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 2 3. Rientro nella stessa maglia di base e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1 2 3, salto le catenelle, vado qui dove ho la maglia alta orizzontale e l'incrocio dell'altra maglia orizzontale, quindi qui nel fogliolino piccolo, e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, prendo il filo, salto e vado direttamente qui, vedete, salto una maglia orizzontale, salto una maglia orizzontale, vado dove ho l'incrocio, di nuovo da fare le mie 3 maglie alte e ho ricominciato da capo. Naturalmente voi dovete capire un po' da sole come andare a fare il primo giro, se dovete stringere la maglia, la manica, se farla più larga, se quindi se dovete stringere allora separate ancora un po' di più le maglie, cioè la maglia bassa dalle 3 maglie alte, se invece dovete allargarla un po' allora fatele un po' più vicino, dipende sempre da come volete la manica, se la volete larga o stretta. Naturalmente in questo caso io vi consiglio, se volete la manica un po' più stretta perché avete fatto lo scalfo troppo largo, di non andare ad allargare ulteriormente lo spazio, ma di andare a lavorare con l'uncinetto del numero 3, in modo tale che così la lavorazione comunque si stringe. Io continuerò a lavorare, vi dirò alla fine quanti di questi ventagli di 3 maglie alte ho realizzato, e poi vi farò rivedere un attimo il secondo giro, però si ritorna a fare la lavorazione in tondo che abbiamo fatto per tutto il corpo della manica. Allora, sto terminando il primo giro e io mi trovo come gruppi di 3 maglie alte 6. Come larghezza va bene perché non sono andata a stringere, non sono andata ad allargare, quindi come larghezza della mia manica va bene. Vi ricordo che però io, anche se sono una taglia S, ho delle braccia piuttosto esili, quindi è possibile che una taglia S deve comunque cercare di fare un motivo in più rispetto a me. Detto ciò, fatta anche la maglia bassa e le 3 catenelle, termino il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. E adesso si ricomincia come abbiamo lavorato prima, quindi mi alzo oppure vado a fare 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta. Io in questo caso mi alzo con il filo, rientro dentro la prima maglia di base e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3, e poi normalmente il secondo giro, quindi poi andiamo nell'ultima delle nostre 3 maglie alte, andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. Quindi i giri che andiamo a ripetere sono sempre questi 3. Come vi ho detto, io adesso farò almeno penso 3 motivi con il corallo e poi andrò a fare il resto della manica con il perla. Naturalmente alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo anche per la manica e decideremo se fare un collo oppure no. Io penso di no, lascio la maglia così come è venuta, però preferisco una volta terminata indossarla e decidere.
Allora, ho terminato la mia manica e io ho fatto un totale di 18 giri, di cui tre motivi sono fatti col corallo e il resto con il grigio perla. E ho fatto la stessa cosa anche nell'altra manica, quindi tre motivi con il corallo e il resto dei motivi con il perla, per arrivare a un totale di 18 motivi. E alla fine ho rifinito la parte di sotto della maglia con un giro di maglie basse, andando a fare 6 maglie basse dove avevo le 5 catenelle, una maglia bassa dove avevo la maglia bassa, una maglia bassa dove avevo le 3 maglie alte nella stessa maglia di base. Questo per rifinire un po' il sotto, mentre ho deciso di non fare nulla qui sullo scollo. Mi piace come è venuto, quindi preferisco lasciarlo con questo effetto ondulato, che comunque l'effetto che alla fine abbiamo anche sopra. Però voi volendo potete fare anche un giro di maglie basse anche qui per rifinire un po' tutto, e a quel punto vi direi di andare a fare una maglia bassa sopra ogni maglia bassa, maglia alta, una maglia bassa tra i due gruppi, una maglia bassa dove abbiamo la catenella e una maglia bassa dove abbiamo la maglia bassa. Questo se volete appunto rifinirla. Detto ciò, possiamo dire che la maglia è terminata.